Ciao a tutti, io mi chiamo Matteo, grazie prima di tutto a Michele per l'opportunità di raccontarvi qualcosa di Kafka, ma inizio raccontandovi qualcosa di me. Io sono questo personaggio qui con un surf in mano, faccio un sacco di cose, sono un coder appassionato, un software architect, qualsiasi cosa voglia dire. Sono un web surfer, nel senso che ho provato a fare surf un paio di volte con scarsi risultati. Ho provato in passato anche a fare il musicista, ho suonato in una band per un po', ma non mi è andata molto bene neanche in quel caso. E quindi ho fatto tipo un dottorato di ricerca in ingegneria informatica al CORE, che è, diciamo, abbastanza divertente, non proprio, ma questa è una storia. Sembra solo la scelta più estrema, soprattutto. Sì, dice surf no, musicista. Ma è andato bene? Dottorato, sì. È andato abbastanza bene, mi ha permesso ad esempio di andare in California per un po'. Questo sono io che lavoro giorno e notte nei laboratori a Berkeley, come potete ovviamente vedere. Questa roba viene pubblicata in giro, giusto? Sì, sì, assolutamente. Tutto il laboratorio e fare varie cose. Cosa faccio nella vita per guadagnarmi da vivere? Mi piace molto insegnare, molto per cui nonostante io abbia finito il dottorato faccio ancora qualche corso al Poli, qualcuno nella stanza lo sa. E anche in UC, che è un'università in zona Castellanza, per chi la conosce. Ho fondato questa azienda qui, e qua non si vede molto bene per colpa probabilmente della mia risoluzione. È un'azienda con dei quadrotti, si chiama Bottega 52, e Bottega 52 fa un sacco di cose fichissime, no? fa tipo l'Internet of Things, poi facciamo pure le cloud platforms, lavoriamo con un sacco di dati, sempre più dati, lavoriamo con i big data, un sacco di cose, no? Tutto questo per l'Industry 4.0, no? Ora, se invece dovessi spiegare a mia madre che cosa fa Bottega 52, prima di tutto direi queste buzzword, se ne parlo con me, io direi che siamo sostanzialmente 15 nerd, siamo tutti o ex dottorandi o ex ingegneri del Politecnico. Prendiamo degli oggetti, cerchiamo in qualche modo per connetterli, raccogliamo dati, costruiamo sistemi real time, il più possibile real time, creiamo valore per le persone a cui connettiamo questi oggetti. Siamo abbastanza giovani, siamo nati nel 2014, stiamo ancora facendo il dottorato, e ci trovate in Polia, se volete passare per un caffè a salutarci. Ci chiamiamo Bottega 52 perché pensiamo che per fare del software di qualità servono prima di tutto persone di qualità, servono degli artigiani del software, motivo per cui mi è piaciuto molto l'idea di questo unità. Quello che vi racconto stasera, se riesco a farvelo vedere in tutte le slide, è un caso di studio, il primo caso di studio che ha a che fare con l'Internet of Things, ma forse nemmeno troppo, dipende che cosa intendiamo per l'Internet of Things. Ed è il primo caso di studio in cui ho provato a esplorare una tecnologia nuova come Kafka, e mi è piaciuta tanto, talmente tanto che da un po' di tempo organizzo il Kafka Meetup qua a Milano. Questa è la prima presentazione che ho fatto al primo Kafka Meetup. Caso di studio è seguente. Qualcuno di voi sa che cosa significa digital watermarking? Sa che cos'è un digital watermark? Qualche idea? Ok, qualcosina. Lo racconto, cerco di essere abbastanza veloce. Qui una definizione ufficiale presa ovviamente da Wikipedia. Un digital watermark è qualcosa che voi applicate su un media in formato noise tolerant. Cosa vuol dire noise tolerant? Vuol dire che è un formato digitale di qualche tipo che per l'umano che lo guarda o che lo ascolta è tollerante al rumore. Se un'immagine è un po' sgranata capisco che è un gattino, se della musica infernale è suonata capisco che è, non so, dirò sicuramente il nome di un artista che voi amate. In pratica il nostro obiettivo è dire: prendo una trama digitale, questa trama la mergo, la fondo in un formato, può essere un formato a foto, può essere qualcosa di stampato, può essere un video, può essere un suono, e solo un supporto digitale, solo un cellulare, un computer, whatever, è in grado di riconoscere la trama, che quindi è invisibile per l'umano, ma è visibile per il mondo digitale. È Internet of Things? Bah, non sono veramente oggetti connessi, ma da un certo punto di vista stiamo aggiungendo del digitale a qualcosa che in realtà era soltanto un supporto, un media. Il nostro caso di studio si focalizza sull'utilizzo di un cellulare che è in grado di riconoscere una trama, un watermark, all'interno di una fotografia. Questo watermark è una specie di QR code invisibile, ok?
più o meno direi che ve l'ho raccontata. Prendiamo ad esempio un package di qualcosa, di un prodotto, ci applichiamo sopra un watermark, la tecnologia, vi dico la verità, non la conosco, ma è un brevetto di Digimark, e la persona per cui abbiamo sviluppato sta roba è il primo distributore in Italia per che ha la licenza per usare questa tecnologia. E il nostro obiettivo era avere un'applicazione in grado di riconoscere questa trama e fare delle cose, qua c'è una freccia nel slide, e fare delle chiamate a dei nostri servizi, darci delle informazioni in più sulla persona che ha fatto la scansione. Da questo momento parlerò di scansioni di watermark. Ah, ci sono un sacco di bellissimi casi di studio, dal controllo di qualità alla tracking. Io posso tracciare un pacco nella filiera, ad esempio. Posso fare qualche meccanismo di engagement per i clienti, i miei clienti, i clienti dei miei clienti, eccetera, che quando si trovano, ad esempio, in un negozio, possono vincere qualcosa se scansionano un certo, che ne so. Oppure posso anche rendere più veloce il checkout per le persone che lavorano nel negozio, le casse. Invece di avere il codice a barre, invece di avere un QR code, io passo un pacco veloce quanto voglio, tanto la filigrana è su tutto il pacchetto. L'occhio umano non se ne accorge, il riconoscitore sotto potrebbe accorgersi. Interessante, è solo un POC, non vi preoccupate, avremo il tempo di sviluppare codice da produzione quando avremo un produttore in produzione, tanto è solo un POC, era solo un POC. Siamo partiti quindi con una roba molto veloce, abbiamo bisogno di un servizio REST che sponga delle API per raccogliere delle informazioni che ci vengono mandate ogni volta che qualcuno, la nostra app, scansiona un QR code. Perfetto. Ci mettiamo dietro MySQL perché ci basta, in più sì. Ok, il nostro cliente poi ci dice, beh, stai, permettimi di aggiungere e togliere dei watermark, quindi funzionalità CRUD, PayTrid, play, perfetto. E voglio vedere delle statistiche sulle scansioni. Quante persone ha scansionato questo QR code? Quante persone ha scansionato un altro? Ok, perfetto. Ah, senti, mi dai anche delle coordinate GPS? Mi fai sapere anche la provincia? Sì, va bene, facciamo anche questo, aggiungiamo quello che serve per riuscire a aggiungere anche questa informazione. Senti, io però non lavoro da solo nella mia azienda, ci sono più persone che lavorano nella mia azienda, ho bisogno di più utenze, ovviamente con ruoli differenti. Ok, l'aggiungiamo. E sai che c'è? Io sono il vostro cliente, ho pure tanti clienti, e voglio dare delle dashboard di visualizzazione a ognuno dei miei clienti che può vedere solo i suoi watermark, solo le sue statistiche. A questo punto, certo, tutto questo deve avvenire, cazzo, in real time, deve essere veloce, deve essere bello, grafico, tutto molto divertente. E voglio dei batch report, e sai che c'è anche degli alert in real time, se ad esempio lo stesso pacco viene scansionato troppe volte, o troppe poche volte, così via. Tanto, più sì, avremo tempo per sviluppare dei codici di produzione, però il nostro più sì, come qualsiasi più sì, proof of concept, deve essere fault tolerant. Non deve mai andare down, essere tolerante, attivo, certo, quindi replichiamo, vogliamo trovare un modo per garantire questa cosa qui. Poi un giorno ci chiama e ci dice, sai, è successa una cosa, hanno appena stampato 14 milioni di pacchi con sopra il nostro QR code e niente, 3 settimane di distribuzione a livello nazionale per una grossa multinazionale alimentare. Per loro 14 milioni di pacchi sono un proof of concept, per me sono un cazzo di casino, ok? Soprattutto quando ho un'API res tutta crocchiata che dietro a MySQL. Ok, quindi questa roba deve essere ovviamente scalabile, ma tanto è un POC. Ora, ve l'ho un po' romanzata, vi dico la verità, non siamo veramente arrivati ad avere questo casino tutto insieme, perché abbiamo capito che il cliente prima o poi ci avrebbe detto fai anche quest'altro, iniziava a parlare con gruppi un po' troppo grossi e siamo corsi ai ripari un pelino prima. Poteva finire così. In realtà ci siamo messi a cercare di capire quali fossero i nostri obiettivi. I nostri obiettivi erano non perdere alcuna scansione, perché le scansioni sono il dato fondamentale su cui noi abbiamo sviluppato tutto il sistema. Dobbiamo evolvere il più velocemente possibile perché abbiamo capito il nostro obiettivo. E dovevamo creare qualcosa che si potesse perlomeno almeno cercare di scalare alla bisogna. Questi
obiettivi sono leggermente in conflitto, perché se io voglio qualcosa che cambia velocemente è probabile che inizi a scadere dei bug, perché non sono infallibile, nessuno lo è. E ovviamente se continuo ad aggiungere delle pezze il mio codice diventa disegnato male, con della logica custom e continui if grandi abbastanza per contenere il delirio del mio cliente, no? Allora, a questo punto, questo personaggio vi direbbe, mi dispiace che non si veda tutto, se volete tardo 5 minuti a cercare di riorganizzare questa cosa. Ecco. Se abbiamo un display... Secondo me è la risoluzione... Vero, eh? Facciamo tipo questo, vediamo cosa succede. Wow, questa è la risoluzione con cui sviluppo di solito. Sto scherzando. Sei 40x40. Vediamo se va meglio, ci vediamo sembra la di Martin. Io credo che sia proprio una questione di spostato sull'asse, cose. Ci teniamo così? Dai, ci racconto io, qua c'è solo un pezzettino della foto di Martin Fowler vi direbbe, beh, dovreste sviluppare un'architettura microservizi, in modo che abbiate un sacco di servizi, ogni microservizio lo evolvete per i fatti suoi, tutti siamo conoscenza di cosa sia un microservizio, il concetto di microservizio, ok, perfetto. Certo, guarda, prendi Amazon, prendi Netflix, loro fanno grandi cose con i microservizi. Va bene, sviluppiamo il nostro sistema a microservizi, prendiamo il nostro grosso coso che stava rischiando di diventare un monolite e iniziamo a spezzettarlo. Lo spezzettiamo in tanti piccoli pezzettini, guarda un po', ogni pezzettino è loosely coupled, constrained, eccetera. E iniziamo a fargli parlare tra di loro. C'è un servizio che colleziona le scansioni, che parla con gli alert, così, poi ovviamente allo storage, poi ovviamente anche lui deve accedere allo storage, poi di nuovo anche per le statistiche dovrà accedere allo storage, come per gli alerting, i CRUD e le analitiche. Quindi il mio problema diventa immediatamente lo storage. Martin Fowler riecheggia nella mia testa e mi dice: ehi, lo storage non deve essere condiviso, ogni microservizio deve avere il suo pezzettino di storage. Ovviamente, quindi ho portato lo storage su ogni microservizio, molto interessante. A questo punto ho i miei microservizi che parlano tra loro in questa architettura bella distribuita, e però devo sempre permettere alla mia architettura di scalare ed essere fault tolerant, assolutamente. Quindi ho bisogno di meccanismi di service discovery, ho bisogno di un sistema intelligente per fare il deploy di tutto questo delirio che ho creato io stesso, ma la cosa peggiore è che devo avere a che fare con i dati, con la modellazione dei dati, con l'evoluzione dei dati, e tutto questo porta a un'enorme complessità. Il mio sogno dei microservizi, come la morte nera di Amazon, è presto diventato una grossa palla di fango, che in questa definizione ufficiale, io da bravo accademico vi porto una citazione di un paper ad una conferenza accademica molto interessante, la grossa palla di fango è questo, è un qualcosa organizzato in maniera... duct tape, questa frase qua lavoro, duct tape and bedding wire, fatto su con dello scotch e del filo da pesca. A questo punto abbiamo fatto un passettino indietro, e prima di arrivare a questo degenero, visto che ci è già capitato, abbiamo detto: senti, ma prendiamo il dominio, portiamo qualche considerazione nel dominio e vediamo se in qualche modo riusciamo a semplificarci la vita. E ci siamo accorti che noi abbiamo dei problemi potenzialmente per la parte di scansione. La parte delle scansioni deve essere reliable e scalabile. La parte di back office può essere anche un po' più lenta, può essere messa sotto manutenzione, deve essere eventually consistent, su questo siamo d'accordo. Però, quante sono le persone che avranno accesso a queste dashboard? Diciamo decine? Quante sono le persone che possono scansionare 14 milioni di pacchi solo per un cliente? Probabilmente qualcuno di più. A questo punto, sono d'accordo che quindi c'è un punto dove scriviamo dati e un punto dove sostanzialmente leggiamo dei dati. Mi è venuto in mente, cavolo, il buon Martin una volta mi disse, poi vi racconterò il mio rapporto con Martin Fowler. Una volta Martin disse, c'è questo pattern incredibile che si chiama Common Query Responsibility Segregation, o alcuni lo possono rivedere come Event Collaboration, eccetera. L'idea di base è provare a spezzare questo sistema in due e dire: da una parte ci sono le scritture e dall'altra ci sono le letture. Interessante. Quindi command, scrittura, query,
segrego le responsabilità. Questa cosa si intreccia bene con programmi di modelli di programmazione ad eventi, okay? Quindi molto spesso troverete questa sigla che è un po' vecchiotta con event-based programming. È legato al concetto di eventual consistency perché in lettura posso metterci un po' a far arrivare i dati. E la figata è che qui posso scalare in maniera indipendente le scritture dalle letture. Li tratto proprio come due lettere. Quindi forse, invece di avere 40.000 microservizi sparsi in giro, uso un pelino di astuzia e inizio a dire da una parte metto la logica delle scansioni e di raccolta dati, dall'altra metto quella che poi mi accorgo essere una pipeline di evoluzione del mio dato. A questo punto ha veramente senso ragionare in una pipeline con roba che è message passing tra una cosa e l'altra? No, potrei metterci in mezzo un event bus, uno stream di eventi. Così è come il contratto Kafka. Chi conosce Kafka nella sala? Ok, giusto un paio di persone. Che cos'è Kafka? È una piattaforma di streaming distribuita. Piattaforma di streaming distribuita, ma cosa significa? Vuol dire che è un tool che deve avere tre obiettivi, tre capacità fondamentali. La prima, pattern, publish, subscribe. Esistono dei topic, io pubblico un messaggio su un topic, ci sono un po' di persone che sottoscrivono un topic. Fino a qui, tutto bene. La seconda caratteristica che la rende diversa da un sistema code tradizionale è che puoi andare a fare storage in maniera fault tolerant di tutto lo storico dei tuoi messaggi. Kafka è pensato per storare all'infinito i messaggi che ti mandate sopra. E ovviamente supporta event at time processing, ossia mi arriva un messaggio da processare subito, ok? Quindi è un misto tra un message broker e un persistent storage. Interessante questa roba. Tra l'altro è fault tolerant, un po' di caratteristiche interessanti. È stato sviluppato per due motivi, Kafka. È stato sviluppato per semplificare pipeline di dati e per gestire dati streaming che continuano ad arrivare su cui vogliamo fare computazione real-time, computazione streaming. È stato sviluppato da LinkedIn, era lontano 2010 quando ho iniziato a lavorarsi, e cazzo, scala veramente bene. Questo è un dato del 2015, se ricordo bene. LinkedIn processava 1.4 trilioni di messaggi al giorno. Questa roba scala veramente, veramente bene. Ha un sacco di feature che gli permettono di essere anche molto efficiente. Tipo, uno mi direbbe, ah, questa roba qua è sviluppata in Java, in Scala. Ma come fa a gestire solo heap i messaggi? Niente va solo heap. Usano una feature a livello kernel che vi permette di buttare la roba che arriva direttamente dalla scheda di rete in scrittura sequenziale su disco. Come la faccia? Personalmente è maniera, però sarebbe interessante andare a vedere come lo fa. È open source dal 2012 ed è usato da un paio di player interessanti che gestiscono abbastanza dati. A questo punto dico, vabbè, sai che c'è? Provo a prendere Kafka e vedere come metterlo in quello che ho. Attenzione, come vi raccontavo prima, tutto questo è successo in divenire, quindi ho cercato di adattare quello che avevo più velocemente possibile rispetto al cliente. In particolare, non ho usato solo Kafka, ho utilizzato un paio di componenti in più. Tra poco vi parlerò di Kafka Connect e di Kafka Streams, che è un insieme di librerie. Ma questa è l'architettura che abbiamo disegnato in stile Common Query Responsibility Segregation. Da una parte abbiamo le scansioni. Qual è il modo più facile per garantire che questa roba scali in maniera abbastanza comoda? Alla fine mi arriva una scansione, devo solo memorizzarla, non devo farci molto di più. Motivo per cui abbiamo detto, sai che c'è? Portiamo il codice su delle AWS Lambda e lì, tendenzialmente, se sono fortunato, ci pensa AWS a far scalare questa cosa. Nel frattempo eravamo in corsa, avevamo bisogno di uno storage in cui mettere quei dati, la cosa più comoda per questioni di retrocompatibilità è stato usare Amazon RDS. Oggi se dovessi rivedere sta roba qui probabilmente non userei un servizio di questo tipo, ma qualcosa di più, o Kibelio, non lo so, qualcosa. A questo punto che cosa ho? Command, i miei eventi che entrano, le mie scansioni che arrivano, potenzialmente scalano quanto vogliono, almeno così dice Amazon. Sicuramente loro sono più bravi di me a scalare i sistemi.
e ho un bel contenitore di eventi, di scansioni. Come li porto su Kafka? Vi presento Kafka Connect, ma mi sono dimenticato di presentarvi cosa succede a valle. A valle, ovviamente, devo fare roba real-time analytics, custom report, dashboard, bellissime dashboard colorate per i nostri clienti. Cosa meglio di un Elasticsearch in cui posso fare aggregazioni, li monto su Kibana e faccio cose abbastanza veloci. Tanto se anche lento a indicizzare, la parte di ingestione è qui, ho disaccoppiato il mio sistema. Ora finalmente vi racconto che cosa fa Kafka Connect. Kafka Connect è un tool, un pezzo di software sviluppato come corredo a Kafka e vi permette di utilizzare dei connettori testati fatti da persone sicuramente più esperte di dominio per essere efficienti, fault tolerant, eccetera, che voi potete attaccare ad esempio ai dei data store esistenti. Vi permette di avere fault tolerance, automatic load balancing, bla bla bla, quindi voi potete avere un po' di macchine, potete distribuire dei connettori, questi connettori, senza pestarsi i piedi, tirano fuori dati da un data lake di qualche tipo. Ce ne sono veramente per tanti, da connettori JDBC a connettori su roba tipo DB2 in CDC, ci sono una marea, ok? Parliamo di connettori che sono source e connettori sync. Come potete immaginare, un connettore source prende dei dati da un data lake e li butta in Kafka, li streama in Kafka. E un sync prende dati da Kafka e li mette in un altro data lake. Stiamo facendo ETL, quello che un tempo si chiamava extract, transform, vediamo tra poco, e load da un'altra parte. La fiata è che non dobbiamo scrivere codice, noi dobbiamo solo configurare Kafka Connect. Questo è un file di configurazione di Kafka Connect. Che cosa vi faccio vedere? Non è necessario capire in dettaglio ogni cosa. Questo qua è un file in cui dico un nome del connettore, utilizzo un connettore che è un JDBC source connector, immaginate cosa fa, si connette a una source JDBC, un solo task bla bla bla, lo mando su un topic che si chiama in questo modo. Esistono vari modi per implementare un connettore. Questo connettore è un connettore che va in poll. Ogni x millisecondi, ogni secondo, va a vedere se c'è qualcosa di nuovo. Ha bisogno di un discriminante. Il discriminante è l'ID della tupla che ho salvato in MySQL. È una soluzione subottima? Sì, però sai che c'è il falso sporco lavoro. Ci sono dei connettori più evoluti, tipo Debezium ha sviluppato un connettore in CDC. In CDC vuol dire che si aggancia direttamente al commit log di un database. Interpreta direttamente il commit log, quindi quando intercetta una modifica, CDC sta per change data caption. Intercetta una modifica, la interpreta, la butta su Kafka. Cavolo, molto bello. Per quello che devo fare io, un secondo diciamo che poteva andare bene, e per il mio caso va bene. Ah, qui ovviamente c'era la mia password segretissima, la mia URL segretissima, così così. Vado sulla macchina, carico il mio connector si connette, inizia a prendere robe, la butto su Kafka. Dall'altra parte inizio ad accumulare messaggi su un topic, dall'altra parte qualcuno dovrà leggere questi messaggi e metterli nel mio sync, nella mia destinazione. Elasticsearch lo concetto, non ve l'ho chiesto? Ok. Una cosa carina è che come faccio a garantire l'exactly once delivery, ossia non avere duplicati nel momento in cui vado a salvare in Elasticsearch. Una cosa che abbiamo utilizzato è usare come ID del documento su Elasticsearch qualcosa che fosse idempotente rispetto al messaggio. In questo modo le mie scritture posso anche scrivere, mettiamo che mi sbaglio, ho fatto una cagata, devo tornare indietro nel tempo, con Kafka posso farlo perché uno storage, fantastico, torno indietro nel tempo, riprocesso i messaggi. Mentre li riprocesso, quelli che ci sono già, in realtà sto facendo una reindex e Elasticsearch mi risponde created 0, updated. Perfetto. Quelli nuovi me li aggiunge. Ok? Un paio di altre note riguardavano l'inferenza del mapping di Elasticsearch, che è stato un attimo da forzare. Io avevo delle coordinate da salvare per fare poi una bella dashboard con i geopoints e una heatmap. Ovviamente ho dovuto forzare tutto GeoPoints, non ho fatto fare tutto Elasticsearch. A meno di questo,
questa è stata la mia configurazione del connector per Elasticsearch. Gli ho detto il nome del connector, Elasticsearch Sync Connector, un convertitore per le chiavi e i valori. Non vi ho detto una cosa, in Kafka ogni messaggio ha una chiave e un valore. Questa cosa qui è un'altra cosa che la rende un po' differente rispetto a un message broker tradizionale. Il fatto di avere una chiave vi permette di avere dei topic che vengono detti log compacted. Cos'è un topic log compacted? È un topic in cui io non tengo veramente tutto lo storico di tutti i messaggi che io abbia mai ricevuto nella vita, ma quando mi accorgo di aver raggiunto un limite, una threshold, inizio a fare compaction dei messaggi più vecchi, garantendo che sia sempre presente nel mio topic l'ultima value per una determinata key. Torna un po' come un'idea. Abbiamo poco tempo, quindi sto riassumendo le cose, poi magari dopo rimango e mi fate qualche domanda in più. Fantastico, ho trovato un modo per portare le destinazioni in un sistema streaming e per portare lo stream di eventi in un qualcosa che mi permette di aggregare e far vedere qualche dashboard. A questo punto ho delle attività da fare sui miei dati. Devo andare a decorarli in qualche modo, aggiungerci della logica. Il cliente mi aveva dato delle informazioni con cui avrei dovuto anche decorare i dati in transito. A questo punto, cosa potevo usare se non delle librerie per lavorare direttamente su Kafka? Vi racconto Kafka Streams, che sono un insieme di una libreria Java abbastanza leggera che voi portate nel vostro POM, fate fare il lavoro a mele, e vi permette di dire un topic di ingresso e un topic di uscita, e altro non fa che dire: io leggo da un topic, faccio quello che mi dici di fare, butto su un altro topic. Vi dà un DSL abbastanza interessante che vi permette di dire: fai operazioni di finestramento, tipo prendi il valore medio in finestre di 10 minuti, se è qualcosa di vostro interesse. Vi permette di fare anche stateful processing. Dietro usa RocksDB, che è un... adesso lo banalizzo, è una specie di embedded database che mettete nella... potete caricare nella vostra JVM, che fa anche, se ricordo bene, scrittura su disco per permettervi di avere una cache abbastanza veloce. E l'ho banalizzato, e non sono un esperto di RocksDB. E vi permette di fare, questo è interessante, delle joins su più topic. Voi potete avere dei topic in ingresso, potete fare una join streaming che vi mette assieme, vi decora uno stream con dei dati da un altro stream e eventualmente aggrega su finestre temporali. È anche lui pensato per essere fault tolerant, distribuito, eccetera, eccetera, eccetera. Dietro a questi progetti c'è l'Apache Software Foundation e Confluent, che è un'azienda fondata da le persone che hanno iniziato a sviluppare Kafka in LinkedIn, Jay Krebs, prima di tutte, e che adesso è il CEO dell'azienda, e poi sono usciti e hanno fatto il veicolo economico, diciamo, che va a vendere delle licenze sulla Confluent Platform, che è una piattaforma per monitorare dei deploy grossi, molto grossi di Kafka. Un po' di API a basso livello. Quello che volevo raccontarvi è il flusso con cui mi sono trovato. Abbiamo in blu Kafka Connect JDBC, prende da qui, butta su due topic perché mi interessavano più informazioni. Poi questa roba è in Kafka. Al di fuori, in rosso, mi tengo un processor Kafka Streams, un processo Java, che ne risolve topic, scrivo su un altro topic, vi faccio vedere del codice tra poco. Butta i dati arricchiti su un topic su cui ci sono queste informazioni definitive, mettiamole così. Questo topic viene letto da, di nuovo, un Kafka Connect, sì, questa volta, che mette queste informazioni nel mio Elasticsearch di produzione. Volendo fare una demo, la cosa più carina è: io ho Kafka, lo uso come storage, da un momento all'altro posso attaccare un custom processor che parte dall'origine dei tempi, mi riscansiona tutti gli eventi, li riprocesso, magari con della logica un po' diversa, la porto su un topic di demo a cui attacco un altro Kafka Connect, e in un Elasticsearch che si fa i fatti suoi senza toccare la produzione posso far vedere delle dashboard aggiuntive. Quanto è difficile usare Kafka Streams? Ma non difficilissimo. Quello che dovete fare è definire usare dei serve. Serve sta per serialization, deserialization.
voi state prendendo qualcosa da un topic e state scrivendo qualcosa su un altro topic. Dovete sapere come serializzare un messaggio in struttura fuori e deserializzare un messaggio nel momento in cui ve lo portate nel vostro processing. Una volta avete costruito un serverless, a quel punto lì potete dichiarare e costruire uno stream, state definendo uno stream che parte da questo topic. E poi, questa è una bellissima, DSL che ricorda un sacco uno stream di Java 8, e quindi potete fare delle filter, potete fare delle map, delle filter not, delle altre map, qua potete fare una window, potete fare una join su roba che arriva da un altro topic, e poi, through, in uscita, andate a scrivere su il vostro destination topic. Questa roba è molto carina, perché vi dà una sintassi che è familiare, almeno per me era abbastanza familiare, e sono riuscito a non dover scrivere un consumatore che consuma un messaggio, preso questo messaggio ne fa qualcosa e poi lo passa a un produttore che produce su un'altra cosa. Per me sta roba è trasparente e Dio benedica Kafka Streams. Tutto chiaro fino a qua, sto andando un po' veloce, mi sto annoiando, siete ancora vivi? A questo punto, non so se ho molto tempo per farvelo vedere adesso, magari lo vediamo un attimo dopo, ho plugato un Kibana. Chi conosce Kibana? Fantastico, vi adoro. Kibana l'ho plugato su questo Elasticsearch per far vedere delle dashboard che non potevo far vedere rispetto alle dashboard custom che avevamo in produzione. Per il cliente in produzione avevamo tutta la gestione degli utenti, la gestione dei watermark, le sue dashboard specifiche su quello che voleva vedere con degli andamenti particolari. Io qui volevo far vedere dei grafici a qualcun altro, in particolare sono quelli che ho mostrato con qualcosa di questo tipo al primo Kafka Meetup. Arrivando un po' alla conclusione, visto che inizia anche a essere una certa ora, questo era quello che rischiavamo di avere. Questo era qualcos'altro che abbiamo cazzo rischiato di avere, perché era un attimo trovarsi ad aver introdotto noi più complessità di quella che poteva introdurre il cliente. Questo è quello che alla fine siamo riusciti ad avere, avendo segregato da una parte le scritture e dall'altra parte le letture. Cose su cui ai tempi dissi ci stiamo lavorando, la verità è che sta roba qua è stabile, quindi non l'abbiamo più toccata. Quindi mettiamola così, working on, qua trasformatela in cose che si potrebbero sicuramente migliorare. La parte di custom batch report. Invece di avere i dati e avere dei batch report notturni che mi fanno chiusura giornata, aggregano e mandano mail, io posso crearli streaming. I miei batch report, faccio diventare degli streaming report, che costruiscono il report durante la giornata e la notte o quando è l'ora mandano direttamente la mail. Questa è una cosa che si potrebbe assolutamente fare. Per la parte di alert in real time, da un mesetto a questa parte forse è andata in generally available KSQL. KSQL è un altro tool che voi potete utilizzare. La cosa divertente è che è un tool costruito sopra Kafka Streams. Kafka Streams è costruito sopra Kafka Producer e Kafka Consumer, quindi una libreria sopra una libreria sopra un'altra libreria. La cosa figa è che qui potete usare una sintassi SQL, che è in più uguale Windowing Operation, un paio delle caratteristiche, per lavorare su uno stream di dati. Quindi voi dite, questo topic interpretano come uno stream, perfetto. Su questo stream select, where, qualcosa così. È una query che termina? Ovviamente no. Questa è la cosa che ancora mi manda i matti. Non avete un lago su cui tirate su e su cui selezionate, filtrate. Voi avete uno stream. Quindi quello che fa KSQL è ciò che match una query lo mando su un altro topic. Voi mi direte, ma me lo mandi su un altro topic e non ci fai nient'altro? Beh, a valle dell'altro topic ci metto il consumatore che manda mail, ci metto un consumatore che aggrega quei dati, ci metto una dashboard. Ok? Altre cose che avrei voluto fare, avrei voluto togliere sto accrocchio che abbiamo messo in piedi in fretta e furia e avrei voluto utilizzare qualcosa più simile a un REST proxy. REST proxy è un altro componente che non ho ancora avuto l'occasione di provare, vi dà delle API REST che voi chiamate e loro trasformano un payload in un messaggio su Kafka. A questo punto io non ho bisogno di sta roba, tendenzialmente Kafka scala meglio del codice che potrei scrivere io e potrei anche togliere innanzi questa parte di storage. Mi piace ricordare sempre che tanto è solo un proof of concept e avremo tempo per sviluppare il nostro codice di conduzione. A questo punto mi sono chiesto,
come dovrebbe fare ogni informatico che come me ha preso benissimo dalla tecnologia, dovrebbe chiedersi: ma ho veramente bisogno di questa tecnologia o come al solito mi sono fatto prendere da un hype vorticoso che mi sta risucchiando? Allora mi sono chiesto: ma io ho veramente bisogno di Kafka? Poi ho proprio pensiero: stiamo parlando di big data? Oh, stiamo parlando di migliaia di estensioni al giorno, perché quei pacchi è vero che erano tanti, ma le persone che poi hanno scaricato l'app, hanno fatto l'estensione, se abbiamo avuto qualche decina di scansioni al secondo era tanto. Big data, fast data, davano veramente veloci, abbiamo veramente bisogno di rosicare millisecondi, ma no, non prendiamoci in giro. Ci interessava di venture consistency e ci interessava di disaccoppiare il nostro sistema. A questo punto mi sono chiesto, quindi ho bisogno della potenza di Kafka in questo progetto? Mi sono detto probabilmente no, ma di certo mi ha permesso di fare le seguenti cose. Avere un sistema che evolve, perché ognuno di quei pezzettini si faceva i fatti suoi, potevo modificarlo, potevo evolverlo, posso usare Avro dietro, chi conosce Apache Avro? Che è un... come vi racconto cos'è Apache Avro? Chi conosce Google Protobuf? Ok. Apache Trift. Okay. Adesso, smettere di buttarmi addosso nomi che odio. È un sistema che vi permette di definire un modello di dati e di ottenere un binario che possiate serializzare e deserializzare, e poi questo binario è quello che compresso mandate su Kafka. Molto più compresso, molto più performante rispetto a del JSON. Perché mi sto citando Avro? Perché tra le varie cose che supporta è Model Evolution. Quindi voi quando passate da un certo modello di dato a un altro, Avro vi bacchetta le dita se per qualche motivo avete fatto un'evoluzione di modello che rischia di rompere qualcos'altro nel vostro sistema. È una roba carina di Apache Avro, andate a vedere, e è supportato molto bene da Kafka. Quindi sicuramente qualcosa da esplorare. Ho avuto un sistema evolvibile, ho avuto un sistema reliable, perché questa roba qui l'ha fatta gente che ne sa, che l'ha usata in produzione da almeno 8 anni e che l'ha usata in LinkedIn in aziende molto molto più grosse della mia. Se domani invece di 14 milioni di pacchi ce ne sono 14 miliardi, io non ho paura, perché questa roba qui, grazie a Kafka, in qualche modo ci metto del ferro, la riesco a scalare. E soprattutto da bottegaio, da artigiano del software, ho costruito delle pipeline, qualcosa di abbastanza elegante da farmi dormire sonni tranquilli ed essere sufficientemente felice del lavoro che ho fatto. Vi porto poi delle immagini ad altissima qualità direttamente dal Kafka Summit di Londra un po' di tempo fa, solo per darvi qualche stimolo in più e lasciarvi con delle idee per sperare di trasmettervi il fatto che qualsiasi sistema può essere reso ad eventi, quindi potenzialmente potreste creare una pipeline in innumerevoli qualità di sistemi. Questo è una proposta di come nell'ambito retail si potrebbero pensare più store online, roba distribuita eccetera. Ogni acquisto, ogni transazione, un evento che finisce in una grossa pipeline viene poi distribuita rispetto dell'update, dashboard, data warehousing, cose così. Caso di studio abbastanza classico. Qualcos'altro un po' più vicino al mio mondo che quello delle Internet of Things, o se così vogliamo chiamare. Questo genere di automobili, in particolare questa, si chiama Jack, e pare che sia il prototipo delle auto a guida autonoma di Audi. Audi ha fatto un keynote, Kafka Summit a Londra. Questa roba può iniziare a produrre 4 terabyte di dati al giorno. 4 terabyte di dati al giorno. Magari non li mando tutti su, però è un bel problema da avere, no? Dico, avere un'auto così, è un bel problema da avere, no? Ah, questo invece è un altro caso di studio molto interessante che hanno raccontato sempre al Summit. Il governo norvegese ha un suo bel deploy di Kafka e lo usa per tracciare, storare e tenere nel tempo tutti gli eventi della vita di 5,2 milioni di cittadini. Qualcuno si sposa, nasce un bambino, infortunio sul lavoro, viene a mancare un parente. Questo è un evento che finisce, questo è un evento che finisce nel Kafka del governo norvegese, e loro hanno dei processor che real time vanno a calcolare i tuoi sgravi fiscali, magari.
niente più code per il 730, cose così. Sono sicuro che anche in Italia abbiamo perso un sistema basico. E questa roba mi ha talmente ossessionato che ho iniziato a vedere delle pipeline di dati praticamente, delle pipeline praticamente ovunque. Tipo un giorno ero a mangiare thailandese, ero seduto al balcone e a un certo punto, cazzo, davanti a me una pipeline. C'erano 4 fornelli con del cibo a diversi stadi di cottura. Qui c'era delle verdure miste un po' più cotte, qua quelle un po' più crude, e mano a mano questa pipeline andava avanti, no? E mi sono detto, ma che cosa alimenta questa pipeline? Mi guardo un po' in giro e vedo sto aggeggio. E ho detto, cazzo, ecco il Kafka Connect che fa l'ingestion degli eventi nel mio sistema, fantastico. La cosa interessante è che poi ho visto un altro topic. Un altro topic, poco più sotto, c'erano dei bei piatti con delle belle ciotoline di riso belle pronte. E a questo punto, una bella joint-to-joint stream, e riuscivamo a fare merge di questa pipeline con quest'altra pipeline per alla fine riuscire a portare questi piatti ai nostri clienti affamati. Voi mi direte del malato, ma io in tutto questo ci ho pure visto la cosa che secondo me è la cosa più interessante di Kafka, è vederlo come un commit log di eventi, e questa roba l'ho trovata anche lì, era davanti ai miei occhi, era un commit log. E la cosa interessante è che come fai in Kafka, che quando hai un problema, hai prodotto un bug, torni indietro nello stream, correggi il bug e riprocessi, a un certo punto qualcuno ha sbagliato una comanda, hanno mandato indietro un piatto, qualcuno si è messo a fare il rollback dello stream, ha trovato la comanda e lo stream è continuato. Vorrei chiudere questo talk con qualche frase d'effetto, ma mi limiterò a un grazie e spero di vedervi al Kafka Meetup se questa cosa vi ha entusiasmato. Grazie. Domande, curiosità? Nel momento in cui Kafka diventa il tuo repository del dato, siccome il tuo dato è così importante, come lo backupi o lo rendi in qualche modo sicuro? Allora, qualcuno potrebbe dire, qualcuno non io, potrebbe dire non lo backupo, vado a settare un replication factor sui topic. Quindi, come funziona la situazione? Lo cerco di fare il più semplice possibile, più veloce. Ogni topic ha un leader eletto da Zookeeper, che sta dietro a Kafka. Ha un leader che può avere quanti follower volete. A questo punto ho un cluster di 3 nodi, replication factor 3, scusate, replication factor 3 per il mio topic, vuol dire che in realtà il dato viene gestito dal leader e poi a seconda di un parametro che è in, min, sync, replicas, quante repliche in sync voglio avere, il dato viene replicato sugli altri pezzi del mio cluster di broker e quindi ho sempre, in questo caso, 3 copie del dato. Nel leader, che se muore mi permette, poi c'è Zookeeper dietro o Kafka, si mettono d'accordo, così viene eletto un nuovo leader. E quindi uno potrebbe dire, ma non hai bisogno. Io ti dico, sai che c'è? Nel dubbio, perché lo faccio. Ci sono un po' di tool, personalmente non li ho mai provati, anche perché in questo momento, perché sono particolarmente paranoico, il dato non lo tengo solo in Kafka, lo tengo anche in altri posti, tra virgolette, la mia sorgente è sempre replayabile. Questo nei sistemi che abbiamo adesso in produzione. Ci sono dei tool per fare backup, alcuni funzionano molto bene, alcuni meno. Ti consiglio, se ti interessa, di guardare il talk di una ragazza di Zalando al Kafka Summit, sono tutti online, ci sono anche le slide, sia perché lei fa veramente ridere, veramente brava a presentare, sia perché racconta come loro hanno provato diversi tool di backup dei topic e in particolare con uno si sono trovati particolarmente bene, con un altro se l'hanno trovati con tanti backup ma nessun modo per restaurarli e quindi non proprio utilissimi. Credo che Zalando ha perso un paio di volte il cluster. Molto di più di un paio. Guarda, se hai occasione guarda questo talk perché questa ragazza fa veramente ridere e da un certo punto di vista fa venire un po' la paura di approcciare un mostro come Kafka, perché Kafka è tutt'altro che un sistema facile da gestire, mantenere, eccetera. Un esempio
uno dei motivi per cui il loro cluster aveva avuto problemi era perché il rate di messaggi che processavano andava più velocemente dell'accounting, delle metriche di business su cui venivano billati su AWS. E quindi si disallineavano il fatto che stavano consumando troppo, raggiungevano delle soglie, però i contatori di AWS si aggiornavano troppo tardi, si trovavano un sistema bloccato, perché ovviamente avevano raggiunto il cap della spesa, e non capivano il perché, perché ovviamente il contatore si allineava più tardi. Insomma, tra le cose belle vi permette di fare tutto quello che vi ho raccontato The Bright Side di Kafka. È un bel mostro, e come consiglio personale, qualsiasi tool scegliete di usare in produzione, cercate di conoscerlo il meglio possibile prima di andare in produzione. A te. Prima hai detto che al posto di RDS, a parte RDS immagino che hai scelto comunque MySQL, no? Sì, che problematiche hai riscontrato per giungere alla conclusione di non usarlo su questo tipo di progetti? Ma ti dico MySQL o RDS? Non ho evidenza per dirti mi serve cambiarlo, il motivo per cui è ancora lì. Mm-hmm. Mi verrebbe da dire che forse un database relazionale per della roba che è solo append only, key value, non lo so, mi sono posto da informare, ho detto ma lo strumento giusto forse no, ce n'è un altro migliore, vorrei avere tempo di esplorarlo, per il momento fa il suo lavoro, quando diventerà, sperando mai, sperando presto a seconda del punto di vista, il collo, valuterò con cosa sostituirlo, potenzialmente lo sostituisco togliendolo, se sono abbastanza confident, dicevamo prima che il mio cluster di è solido, io perché avere un data lake ingresso? Trade-off, sì, rischi che vogliamo... Qua la seconda domanda, sempre per il REST proxy che hai nominato, non è un po' troppo la perdita del controllo su cosa fa il tuo applicativo in lettura? Cioè non è un po' troppo vendere lock-in a quel punto lì? Sono d'accordo. Perché? Sì, a quel punto lì vuoi, stai legando alle sue API. Esatto, se no la stessa cosa la potevi fare anche con Lambda, però al posto di Kafka utilizzare AWS Kinesis o quel che hanno. Che alla fine dietro altro non è qualcosa di molto simile. Avendo un vendor lock-in molto, molto più superiore, chiaramente, però... Certo, completamente d'accordo. Vai. Domanda. Nel caso in cui... Cioè, di fatto Kafka storia eventi, quindi hai bisogno di un ordine di questi eventi. Ok. Mettiamo, cioè, magari con caso delle sensazioni di meno, se poniamo di più sistema di pagamenti. Assolutamente. Il sistema bancario ha bisogno di mantenere un... Come ci si comporta? Ci sono esempio davanti un rapid queue in modo da riuscire a garantire un flusso temporalmente corretto? Kafka è in grado di eseguire ciò autonomamente? Allora, questa è un'ottima domanda ed è stata una delle mie prime preoccupazioni riguardo Kafka, ossia quella roba è veramente in ordine? Quali sono le garanzie di ordinamento? Kafka qui introduce il concetto di partizione. Per avere scalabilità orizzontale con qualsiasi sistema, che sia Cassandra, che sia Elastic, eccetera, li potete chiamare Shard, li potete chiamare come volete, dovete partizionare in qualche modo il vostro dato. I vostri dati che arrivano li dovete partizionare per poterli distribuire. Kafka garantisce ordinamento assoluto, nel senso, prima volta che ti ho visto, quindi prima di chiunque ho visto dopo, all'interno della partizione. Questo che cosa vuol dire? Molto spesso... Nel dominio applicativo in cui ti poni non ti interessa veramente l'ordinamento assoluto, ma ti interessa sicuramente un ordinamento relativo, quindi ti serve veramente l'ordinamento assoluto di tutte le transazioni eccetera. Se ti serve, la brutta notizia è che hai bisogno di una sola partizione, quindi crei un topic con una sola partizione, hai scalabilità verticale, non orizzontale. Se vuoi avere veramente scalabilità orizzontale, devi trovare un discriminante che sia quell'elemento che ti dice tutto ciò che deve essere ordinato va in questa partizione, o almeno ho questa quantità di dati, questi quantità di dati devono essere in un ordinamento temporale stringente, faccio in modo di utilizzare la chiave come elemento di decisione sulla partizione in cui vado a finire.
altrimenti è un round robin. Yeah. Questa cosa qua tipo noi la facciamo con un altro sistema in cui mi interessano gli eventi degli utenti. Questi utenti sono organizzati in gruppi ed organizzazioni. Alla fine a me, su due organizzazioni diverse che hanno magari centinaia, migliaia di utenti, non mi interessa avere ordinamento anche tra utenti di organizzazioni diverse. Io voglio ordinamento stringente, guardo il dominio applicativo, dico ok, qua posso fare un taglio, ordinamento stringente per questa partizione e quest'altra partizione. Ovviamente il numero di partizioni determina la scalabilità del vostro sistema. Avete 8 broker e 4 partizioni, in che modo pensate di spezzare le partizioni in più parti per distribuirle su più broker? Potete avere un sacco di repliche, questo sì, ma se volete garantire, se avete un sistema distribuito e volete garantire un ordinamento, avete bisogno di un punto in cui passa tutto. Spero di averti più o meno trasmesso il concetto. Hai già parzialmente risposto alla mia domanda. Okay. Dal momento che lì comunque hai già introdotto delle funzioni lambda, quindi avevi diciamo installato quello che è il percorso serverless, cosa ti ha fermato dall'avere dall'andare su quella direzione? Mi verrebbe da dire lock-in, nel senso che non necessariamente io voglio tenere tutto su AWS, quindi io il servizio che fa le scansioni, ne avevo la versione, avevo il microservizio, passami il termine, deployabile un po' dove volevo, e avevo la versione lambdizzata. Se domani uno dei clienti del mio cliente dice sai che c'è, io voglio qualcosa di on-prem, voglio nel mio private cloud, oppure ho i miei crediti Azure, voglio usare i miei crediti Azure, io devo essere abbastanza elastico da dire non ho tutta la pipeline di processamento, non posso usare Kinesis, questo è un buon punto, voglio poterlo mettere da un'altra parte. Questa è stata un po' la mia risposta. Ovviamente uno poteva dire sai che c'è, metto tutto lì e ci sta. Qualche altra curiosità? Vai. Ok, non ho capito l'esperienza pregressa su Kafka rispetto al progetto. Cioè, devo capire, voi avete l'esperienza pregressa e usiamo Kafka per questo progetto, oppure abbiamo un problema, cerchiamo una soluzione e allora vediamoci in giro, proviamo a usare Kafka. Allora, la mia parte più nerd ti risponde dicendo ho visto Turning the Database Inside Out di Martin Kleppmann, mi è esplosa tipo la testa e vedevo K Architecture 1. Questa è la mia parte più nerd, quindi no, devo assolutamente usare Kafka. La mia parte più business ti dice ho annusato un problema, il mio cliente non ha le idee chiare, il mio cliente non ha capito quanto può diventare complessa la situazione, cerco di prevenire il problema. Il mio cliente non si è mai accorto che siamo passati da un monolite a una pipeline. E piano piano, sotto al cofano, man mano che mi rendevo conto che qualcosa era abbastanza stabile, e avevo la pipeline originale, che tanto erano lambda, RDS e tutto il resto funzionava da quell'RDS. E nel frattempo tenevo il mio sistema streaming. Testavo, stava abbastanza bene, ho fatto qualche errore di qui, cavolo, ho sbagliato sta roba, torna indietro, riprendi tutti i dati da RDS, restreamali, ho fatto un altro errore, torno indietro, ci ripenso, ma va bene usare Kafka, ormai sono in ballo, provo e a un certo punto mi sono accorto che sta roba qui stava in piedi, quindi è stato molto evolutivo e trial and error. Ho fatto più branch, ma parecchio di te. Sì. E... il master fallisse, il master in che senso? Il nodo master di Kafka, ok, master due. Allora la cosa carina è che ogni tu hai un topic che ti ho raccontato almeno ad alto livello, il concetto di partizioni. Per ogni partizione c'è un master differente, c'è un leader differente, quindi di per sé, se hai un nodo del tuo broker down, stai tranquillo che altri messaggi relativi ad altre partizioni non sono down. Però quello che dovrebbe finire in quella partizione in quel momento non sa dove andare. A questo punto, dettaglio implementativo delle librerie Java, ad esempio, il driver Java al suo interno ha un buffer e puoi settare un retry.
non esponenziale lineare, puoi dare una linea back-off. Exponential, o almeno la versione che usavo io non c'era, magari adesso non ho anche proprio. Un back-off, quindi lui si tiene i messaggi in pancia, li riprova fino al tempo massimo per cui gli ho detto di riprovarsi. Questa roba non è bellissima perché mi sta accumulando roba in memory. Nel mio caso è un non problema perché Common Query Responsibility Segregation, i dati sono sempre nell'RDS. E sai che c'è? Io posso anche rileggermi tutto l'RDS da zero, ributtarlo di nuovo su un topic, eccetera, riscrollare il topic, buttarlo in Elasticsearch. La mia decisione di implementare scritture di tempo utente utilizzando l'ID estratto come una funzione di bla 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 del dato mi ha permesso di non avere mai dati replicati dall'altra parte. Quindi nel mio caso sono abbastanza safe. Nel tuo caso dico, devo aspettare che il cluster si ribilanci. Quindi Zookeeper si deve accorgere prima di tutto che il master è down, a questo punto trigger un rebalance. Questa cosa ci può mettere, non saprei dirti quanto, secondi. Dipende da... i broker devono essere nella stessa rete locale. Non è pensato per essere distribuito geograficamente, Kafka, questo è importante. E aspetto la leader election e a meno di split brain o situazioni in cui prendo un volo e scappo per Panama, il leader viene rieletto e il mio buffer del driver mi ha permesso di tamponare lo ritardo. Verso ordinamento no, perché il buffer è per partition, quindi anche andare a guardare come è fatto il driver Java mi ha aiutato a pensare a un paio di dettagli. Ok, qualche altra curiosità? Ci facciamo una birra? Solo se in pipeline. Cosa? Solo se in pipeline. Solo se in pipeline. Sì, sì. Riempi in spigli. Grazie ragazzi. Grazie. Allora, non scappate. Che mangiamo? Del libro.